Amici sportivi, bentrovati per uno 0-0 che farà discutere, anzi ve lo dico subito, oggi è una puntata secondo me tempestosa perché ho già visto un po' l'andamento del web, ma ho già sentito nel pre un po' le posizioni di un po' tutti noi e non ci siamo completamente, non siamo d'accordo su quasi niente di questo pareggio che ovviamente ha dato di nuovo, sentivamo quasi la mancanza, ha dato spazio di nuovo ai detrattori di Corini, del Citigroup e a quelli che comunemente chiamiamo nemici della contentezza. Vorrei essere chiaro subito, prima di cominciare la trasmissione, il Palermo è ovviamente criticabile, anche l'operato di Corini, però è sempre il modo in cui si critica, la logica costruttiva di un messaggio e nel nostro caso anche la brevità dei messaggi, così se oggi siete brevi riusciremo anche a rispondere. Perché vedo già pronto, pimpantissimo Fabrizio Vitale, come sempre a scrutare il web, ciao Fabrizio. Ciao Guido. Ma anche Salvatore che mi sembra già con la coppola ce l'aveva, adesso non si vede bene dall'inquadratura. Ma sotto c'è un elmetto. È un poco scuro, no, dietro c'è la lupara addirittura, perché lui c'ha la coppola e la lupara, e quindi è pronto a sparare anche lui. Non abbiamo per ora Giuseppe Leone, che forse si è preoccupato di questo e non è venuto, perché aveva paura di prendere botte da qualcuno di noi. Ma potremmo recuperarlo. Però, ecco, vorrei subito dire anche, i temi della trasmissione sono in qualche maniera connessi, perché parleremo di un Palermo che va avanti, ma va avanti piano, in classifica è sempre ai margini dei playoff, ma non vince da un mese. È un Palermo che segna poco e analizzeremo anche il discorso che riguarda soprattutto, ma non soltanto, Brunori e Tutino, tre partite con tutti e due titolari dall'inizio e il Palermo non è che abbia segnato tutta questa grande raffica di gol, anche ieri qualche occasione c'è stata, ma non è stato comunque un grande Palermo, soprattutto in un primo tempo in cui la Ternana avrebbe strameritato di vincere e questo credo che vada sicuramente ammesso. E a proposito di Ternana, se vi ricorderete, all'andata perdemmo 3-0 e fu la partita che Corini sostanzialmente prese come pietra miliare per fare dei cambiamenti, anche dei ritocchi nel modulo e negli interpreti. Forse adesso, dopo un intero girone, è il caso anche di ripensare un attimo al Palermo, che è diventato un po' più prevedibile e che probabilmente, dico probabilmente, ma è argomento di discussione, dovrà osare di più. E allora, la premessa è stata insolitamente lunghissima. Salvatore, il pareggio per te è un punto meritato o un punto guadagnato? Ma se tu vuoi una risposta sul guadagnato o meritato, io ti dico è un buon pareggio, ma non è questo quello che mi conforta, assolutamente. Il Palermo va avanti piano, questo è giusto, questo l'avete detto. I numeri sono impietosi per certi versi, perché se tu guardi le ultime quattro partite, il Palermo ha preso 3 punti. Nello stesso spazio il Pisa, prossimo avversario, ne ha preso 10. Cioè c'è una differenza notevolissima. Noi per ora stiamo andando piano, su questo non ci sono dubbi, ma il problema grosso, il vero problema, ed è un problema importantissimo, io ne ho accennato la scorsa settimana proprio così, in maniera quasi lieve, impercettibile, ma ora viene fuori con tutta la sua crudezza. Cioè questa è una squadra che ha cambiato un allenatore all'inizio, che ha cambiato strategia di mercato all'inizio, che ha dovuto costruire dal niente la squadra per la Serie B, dal niente intendo dire con tempi molto, molto lunghi, eccetera. Quando è diventata pronta per attuare una certa magia, il Palermo è andato sul mercato. E sul mercato che cosa ha fatto? Ha preso dei giocatori potenzialmente importantissimi, che però hanno dovuto integrarsi e rientrare nei piani di una trasformazione tattica anche, per cui Corini in questo momento sta cercando la quadratura del cerchio, sta cercando l'idea migliore perché il Palermo possa ripartire con le stesse capacità, se non migliori di prima, ma ovviamente tutto questo richiede tempo e quindi noi abbiamo giustificato il pareggio e la sconfitta di Genoa perché il Palermo aveva giocato benino, anzi bene, molto bene. Poi piano piano però siamo arrivati a questa partita con la Ternana che francamente secondo me non è stata all'altezza delle altre. Fabrizio. Sì, io concordo abbastanza su quello che ha detto Salvatore.
Secondo me sta subentrando in questa squadra l'ansia di dover dimostrare di poter avere quel salto di qualità che ancora non arriva, perché io ieri ho visto una squadra, soprattutto nel primo tempo, un po' nervosa anche, perché le cose non riuscivano magari come le avevano studiate. Per la prima volta li ho visti un po' sui nervi. E probabilmente questa grande aspettativa che c'è nei confronti di una squadra, come però diceva giustamente Salvatore, a gennaio ha operato anche con qualità, ha alzato il livello dell'uditorio nei confronti di questo Palermo. E probabilmente il fatto di non ancora switchare sulla parte alta della classifica sta comportando, secondo me, l'inizio di una sofferenza anche da parte dei diretti protagonisti. Io ho una teoria un po' diversa, cioè che ieri Palermo ha clamorosamente sbagliato il primo tempo, in cui l'ho visto largo e lungo, come mai neanche a Reggio Calabria o a Terni all'andata, quando le partite sono state disastrose sul piano del risultato. No, a Reggio. Cioè, Reggio è stato proprio pessimo il primo tempo. Sì, ma ieri eravamo larghi, difatti la Ternana ci ha infilato sui tanti spazi che abbiamo aperto, soprattutto con una difesa, Nedelciaru, Marconi e Matteiu, che non è che brilla in velocità, ha determinate qualità, ma ha anche determinati limiti. E lì abbiamo, con un centrocampo che ha filtrato poco, abbiamo ingigantito i limiti. Bravo Pigliacelli che ha salvato la partita, che poi Palermo ha saputo rimettere in qualche modo in pista nel secondo tempo, però, certo, se parti con 0-2, 0-3 al primo tempo, poi la partita non la riprendi più. Ora, io vorrei capire se, secondo te, Salvatore, se anche l'assenza fisica in panchina di Corini può avere, diciamo, accentuato un problema di distanze fra reparti. No, non penso questo, perché sai, Corini e Lana sono abituati a lavorare come fratelli da tantissimi anni, sono in simbiosi. E quindi uno trasmette all'altro le sensazioni che poi condividono e che vanno fatte ai giocatori, vanno inculcate ai giocatori perché si esprimano al meglio. Io non penso che l'allenatore, a meno che non ci sia un rapporto particolare, per esempio quello di Baldini con la squadra dell'anno scorso, abbia un valore autentico in campo, perché la squadra sa cosa deve fare. È difficile che un allenatore ti dica una cosa e ti cambi una partita perché è più bravo di tutto il gruppo. No, è semmai un dialogo continuo, che comunque in una sola partita non penso che possa fare tutto questo male. Io però dico una cosa, ma perché non dobbiamo essere sinceri? Cioè, io leggo le dichiarazioni degli allenatori a fine partita e sembra che il Palermo abbia rischiato di vincere e che comunque un Palermo ha la stessa attesa delle altre prestazioni. No, cari miei, qui io non ci sto. Il Palermo, secondo me, ieri ha disputato una brutta partita, perché ha regalato un tempo alla Ternana, e la Ternana, scusatemi, con un po' di fortuna, sai, avrebbe potuto fare chissà che cosa in quel primo tempo lì. E poi nel secondo tempo, sì, è stato un tantino migliore di prima, ma francamente non è che abbia fatto scintille. I voti che abbiamo dato, cioè che io avrei voluto dare ai giocatori, sono tutti da insufficienza. Ecco, ogni volta, diciamo la verità, questa squadra, o perché ha giocato due partite di fila, o perché c'erano fuori alcuni giocatori, o perché ancora non si ritrova nella stessa mentalità di prima, non è andata assolutamente bene. E questo è brutto, perché da Genova in poi c'è stato un cedimento leggero, leggero, leggero. Sono d'accordo con te, Salvatore. Io in premessa dicevo, finiremo per litigare, fra le tue ipotetiche pagelle, ma quelle reali mie, quelle reali di Fabrizio Vitale, che ha fatto la partita per la Gazzetta dello Sport, ho visto anche quelle di Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, ognuno ha una visione molto differente della partita, il che fa capire che ci sono argomenti di discussione. E l'ho visto anche perché nei tradizionali commenti che Stadio News riceve alle pagelle, Ho preso timpulate un po' dappertutto. Chi mi contestava il voto alto a Tutino, chi mi contestava che era basso, chi mi contestava Di Mariano, chi mi contestava la difesa. Si sono lamentati tutti, il che vuol dire che le pagelle erano, diciamo,
per quello che contano poi i voti delle pagelle, suscettibili di valutazioni diverse. Io vogliamo cominciare, Fabrizio, con l'uragano di commenti? Sì, Walter Guccione, avanzare educatamente qualche appunto alla mancanza di identità della squadra non è lesa maestà, la squadra non vince e non segna, purtroppo. Nessuna lesa maestà, fino a quando i commenti sono garbati, nessuna lesa maestà, certo. Leonardo Federico Rosanero, punto importante se puntiamo alla salvezza, ma questa rosa è da salvezza oppure da qualcosa in più? E questo ne parliamo perché fra un attimo anche discuteremo di moduli e di obiettivi in qualche maniera e conseguenzialmente anche di scelte di giocatori. Ieri abbiamo visto Pigliacelli contro Ternana, onore al nostro portierone, Palermo involuto, ai noi, dice Manu Remo. Immagino che già ci sia la valanga di commenti contro Corini. Esatto, eccoci, onorato Biletta, ma Corini ha chiaro, spero che ieri dall'altro avrà visto bene come si muove la squadra. Emanuele Pistoia, è stata una bellissima partita, il Palermo ci ha provato fino alla fine a vincerla, peccato. Quindi ci sono varie sensazioni su quella che è stata la prestazione del Palermo con la Ternana. Emanuele Giglio, ieri un primo tempo ancora una volta che si approccia male, che presumo voglia dire con la squadra che sta lunga tra i reparti, non conquista la seconda palla, non verticalizza, non sfrutta calci da fermo, ma sta storia la vediamo da 27 partite, o siamo ciechi noi? Beh, allora io però vorrei fare un po' di chiarezza. Scusatemi, ma questo è inaccettabile. Questa storia la vediamo da 27 partite, non è assolutamente. Sono d'accordo, sono non d'accordo. È così. Mi rifiuto di pensarla in questo modo. Il Palermo ha avuto determinati problemi e adesso ne ha un altro, secondo me grossissimo, poi vi dirò quale penso che sia. Sì, adesso c'entriamo, sono d'accordo con te che ti sei un po' inalberato, perché i commenti, quando io dicevo all'inizio, critichiamo giustamente anche il Palermo e Corini, ma critichiamo in maniera che abbia un senso compiuto, che non sia soltanto una pietrata buttata nello stagno. Perché vorrei dire, se è vero che il Palermo segna abbastanza poco, se è vero che nelle ultime quattro partite non ha vinto, se è vero che la posizione in classifica non è ancora una posizione che legittima la speranza di conquistare i playoff, siamo ancora tecnicamente fuori, non siamo ancora salvi se vogliamo guardare anche al fondo della classifica, tutto possiamo discutere, però è anche vero che Palermo, per esempio, ha perso una partita nelle ultime 13 e non mi pare che questo ruolino di marcia l'abbiano fatto in tanti altri. Sono stanco di sentire ogni volta o quelli che sostengono il Palermo oltre ogni, diciamo, logica, o al contrario quelli che lo attaccano, a pigliarsi al fotogramma, perché io già sabato scorso, quindi non 40 anni fa, ma sabato scorso avevo letto di commenti negativi sul Palermo in rapporto alla capacità del Parma di andare a vincere a Frosinone. Poi passano tre giorni e il Parma perde in casa, è la sesta partita in casa che perde il Parma, dico Parma per parlare di un avversario titolato, lo stesso Cagliari che con Ranieri ha trovato equilibrio e continuità, però non ha fatto lo scatto in avanti, che non è semplice, e il Cagliari poi stasera gioca contro il Genoa. Ci sono tutta una serie, Guido, di problemi. Ricordiamoci sempre una cosa, l'analisi specifica della partita di ieri è quella che ha fatto Salvatore, io però faccio anche l'analisi un po' più complessiva, che è quella di un mezzo passo indietro, addirittura forse un passo indietro ieri se guardiamo il primo tempo, però vedo l'avversario che c'era davanti, è l'avversario che ti ha dato tre gol all'andata, è l'avversario che ha ritrovato giusto contro il Palermo l'allenatore col quale è più legato e col quale ha fatto le cose migliori, e guarda caso ha giocato molto meglio con motivazioni particolari. Cioè, ci sono tanti episodi che poi vanno a ricadere su una prestazione. Io non lo so se la Ternana con Andrea Azzoli avesse sfoderato lo stesso e sarebbe riuscita a sfoderarla una prestazione come quella di ieri. Questo non c'è controprova, però è l'approccio che a volte mi inquieta in una tifoseria che ha ovviamente variegate sfaccettature, perché tu puoi dire, per esempio, il Palermo, a parti invertite, gli stessi che criticano il Palermo avrebbero detto: ma come, facciamo 6 palle gol e poi non segniamo e non vinciamo la partita in trasferta? Certo. Il campionato è difficile da smorfiare per il grande equilibrio che c'è. Io potrei dire, per esempio, come nota di negativa, che un poco mi allarma, abbiamo regalato il primo tempo con la Ternana,
Poi nel secondo tempo abbiamo giocato forse meglio noi, abbiamo costruito meglio noi, anche se abbiamo sempre avuto l'idea di una precarietà di fondo. Primo tempo regalato col Sud Tirol, e non è che col Genoa fuori casa il primo tempo l'abbiamo giocato in maniera straordinaria. Quindi questo potrebbe essere una cosa che ricorre. E c'è un problema anche di gioco e di moduli, e su questo poi adesso torniamo subito, però anche per rispetto ai nostri telespettatori, io ho ancora qui conservato, Salvatore, hai detto c'è un nuovo problema, ora ve lo dico, e dicelo, sei qui per questo. Sì, sì, no, no, siccome parliamo, insomma, diciamo, svolgiamo dei temi piuttosto precisi, me lo volevo riservare per quando era il momento, ma se lo anticipiamo non cambia nulla, tutto sommato. Cioè, secondo me, lo aveva anticipato anche Fabrizio, dicendo che l'attacco raddoppia, i gol si dimezzano, no? Noi dobbiamo decidere quello che è un problema di fondo, che è un problema di fondo autentico e grave. Cioè, Brunori non segna più. Può essere un caso, assolutamente, no? Può essere che deve trovare l'intesa con Tutino. È pure possibile. Può essere anche un momento d'appannamento che ci può stare in una stagione. Sì, però no, gli avete dato sempre 6, 6 e mezzo e 7. Anche, anzi, si è idealizzato Brunori perché dice che è vero che non segna, però è il motore della squadra. Ed è qui il problema. Cioè, questa è una squadra che è stata costruita su Brunori. Brunori è il centravanti, Brunori è quello che fa i gol. Ragazzi, il problema è che tutta la fase più bella di Brunori, la fase migliore del Palermo, noi l'abbiamo avuto quando il Palermo ha giocato con Di Mariano, Valente e Brunori. È inutile che ci chiudiamo, ci tappiamo la bocca e chiudiamo gli occhi. E la verità è questa. Col Genoa abbiamo giocato con Di Mariano in appoggio a Brunori. Col Frosinone, Tutino. Col Sud Tirol, Tutino. Con la Ternana, Tutino. Adesso Tutino, se in appoggio a Brunori, deve cercare di far segnare Brunori. Perché se noi pensiamo di capovolgere la situazione, Brunori, cioè diciamo a disposizione di Tutino, salta tutto in aria. Tutino non è un cannoniere che ha regalato tantissimi gol nella sua carriera. Forse in doppia cifra ci sarà andato una volta sola, mi pare, con la Salernitana. Ma Brunori invece è stato l'anima, il cuore, la magia, il capitano di questo Palermo. Adesso è Tutino che può mettersi a disposizione di Brunori e non il contrario. E se qui Brunori entriamo nei due temi tattici, Salvatore. Ma se Brunori vada per il campo in appoggio agli altri, gol chi li fa? Esatto, allora noi abbiamo ancora due temi che si intersecano, l'ho detto all'inizio, cioè il problema del gol, che poi è il problema più evidente perché poi si vince segnando i gol, ma anche un problema di mentalità e di coraggio. Io adesso vediamo anche cosa dicono i nostri tifosi, che oggi voglio privilegiare particolarmente, però aprirei una finestra che in qualche modo è connessa, Salvatore, e cioè quella che il Palermo deve decidere cosa fare, perché a Terni, quando perdemmo 3-0, se ti ricorderai, il Palermo era in piena crisi, la posizione di classifica era fra le 5 che erano coinvolte nella lotta per non retrocedere, c'era una insoddisfazione di fondo, non soltanto sul piano del gioco, ma anche sul piano delle scelte, sulla chiarezza di come giocava il Palermo. Si cambiò. E piano piano Corini ha trovato la quadratura del cerchio che ha consentito al Palermo, pur con qualche piccolo incidente di percorso, di uscire fuori dalle secche e addirittura di aprire prospettive nuove che fino a quel momento non c'erano state. Ora io dico, dalla Ternana alla Ternana, sono passate 19 partite, il Palermo è da 3-4 gare ai margini dei playoff, più o meno dentro a seconda della differenza a reti, un punto in più, un punto in meno. E può essere che allora c'è l'esigenza di ricambiare di nuovo e di avere, io direi, anche la pretesa di osare di più. Poi Corini potrà dire anche il contrario e dire che questa squadra non è in condizione di osare, o perlomeno in alcune partite, e che forse è più prudente stare diciamo un po' più un passo indietro.
Ad esempio, Fabrizio, abbiamo detto che abbiamo battuto Cagliari, Reggina, Genoa, Frosinone, più o meno, Parma, Reggina, Cagliari e Genoa e Bari, con una logica, diciamo, che apparteneva al Palermo, che ha fatto il girone positivo che ha fatto. Adesso probabilmente che serve lo sprint e serve vincere le partite in casa, quantomeno contro la Ternana, che non è male, a me è piaciuta moltissimo, però non è prima in classifica e quindi vai, devi andare a sfruttare quelle partite particolari. Allora ti dico, è il momento di cambiare? Che noi abbiamo visto una sorta di 3-5-2 in cui Tutino va a fare la punta, i tre difensori dietro e abbiamo forse adesso la possibilità di tornare al 4-3-3 puro, in cui Tutino sia largo, e rispondo così a Salvatore Geraci, Tutino sia largo, Valente o Di Mariano sull'altra fascia sia largo e i due lavorano per Brunori e non diversamente, perché probabilmente anche Tutino e Brunori ancora non hanno trovato le misure in area di rigore. Ma secondo me il discorso è abbastanza complesso. Noi abbiamo, anche lungo, noi abbiamo il Palermo che perde a Terni e da quel momento la priorità di Corini è stata dare solidità a una squadra che imbarcava acqua abbastanza facilmente. Ha dato concretezza al centrocampo, ha inventato Gomez play, finto play che comunque dava solidità e da lì è iniziato un percorso che ha portato ad avere un'identità, che era quella della solidità, di speculare un pochettino sull'avversario, di ripartire a volte in velocità e in contropiede. Questo è un percorso che ha portato prima ai 5 risultati utili consecutivi, poi a 2 sconfitte e poi a 9 risultati utili consecutivi. Quindi un lavoro è stato fatto. Adesso dico io, alla luce degli innesti del mercato di gennaio e del fatto che hai alzato la qualità con questi innesti, perché Verre e ti alza la qualità. Tutino sulla carta ti alza la qualità, devi riconsiderare qualche cosa a livello tattico, perché poi il Palermo si è andato pian piano spostando dal 4-3-3 a un 3-5-2 cangiante che poi torna 4-3-3. Io ho visto le ultime due partite e mi sono chiesto, ma non era il caso forse di andare ad attaccare con tre attaccanti puri? Il Sud-Tirol che stava tutto chiuso e anche la Ternana, parliamoci chiaro, ieri la Ternana ha giocato di rimessa, l'ha fatto con grande maestria, ma ha giocato di rimessa, non è venuta a giocare a viso aperto, tant'è vero che Lucarelli non è tornato alla difesa a 4 rimettendosi sulla panchina, ha lasciato il 3, il modulo a 3 di Andrea Azzoli. Allora perché andare ad attaccare il terzo, farlo fare alla mezzala che si inserisce e non all'attaccante esterno che invece è relegato spesso sulla fascia? E poi non dimentichiamo un'altra cosa, se bisogna fare delle considerazioni bisogna metterci anche che per il salto di qualità che era auspicabile con il mercato di gennaio, perché prima quello di più di quello che aveva dato la squadra secondo me non poteva dare quell'organico là, ci mettiamo in conto che Verre l'hai avuto, non l'hai avuto per due partite. Ti fermo qui con questo punto interrogativo, anche perché deve rispondere Salvatore, ma c'è la pubblicità che impera, ovviamente chi si distrae gli mandiamo Giuseppe Leone, che in questo momento sta cercando tutti quelli che cambiano canale. A fra poco. Se vi dicessi che cosa succede poi in studio quando ci sono le pause, ci accapigliamo, ci diamo anche pugni virtuali a distanza, perché Salvatore per ora sta scalpitando. Salvatore, hai sentito Fabrizio? No, io noto che voi siete sulla mia scia, quindi non è che avete detto delle cose contrarie a quello che ho detto io. Io dico che secondo me è stato assurdo, dai, dico un po' di parole anche dure, ma il concetto, beh, proprio per chiarire il concetto, creare un dualismo fra Tutino e Di Mariano, per esempio. Ma non esiste assolutamente. Il Palermo, proprio per tornare indietro, aveva un gruppo che aveva fatto una grande magia ed era andato in Serie B. Per Baldini era una squadra da riconfermare, per tutti gli altri no, Baldini ha pagato, sono cavoli loro, però Baldini ha pagato e si è dovuto rifare tutta un'altra squadra per ottenere dei grossi risultati. A dicembre io dico, questo Palermo può andare in Serie A anche direttamente e non divento matto. E quella era una squadra che si era guadagnata soffrendo, faticando e imparando una consapevolezza incredibile e l'affetto di tutti. A quel punto c'è il mercato,
sono arrivati i migliori giocatori del mondo. Io non lo discuto, Tutino, non discuto nemmeno Verre, figurati. Verre, poi io sono innamorato di Verre, che ha fatto la prima intervista a Palermo con me, e quindi me lo ricordo ragazzino addirittura. Però non c'era bisogno assolutamente di smuovere tutto e di inserirli improvvisamente anche in condizioni non perfette. Non si è riuscita ancora a trovare la quadra perché Verre ha dovuto pure perdere un paio di partite. Tutino poi, secondo me, attenzione, no? Mentre Di Mariano è un giocatore che mette a disposizione della squadra tutto il suo entusiasmo, Tutino è un giocatore particolare, perché gioca intanto per se stesso e poi per la squadra. E allora prima bisogna che Tutino impari a giocare per la squadra, e poi Tutino può essere un appoggio per Brunori. Questo è il vero. Dice bene Fabrizio quando dice: ma non è il caso di riconsiderare se c'è una nuova espressione tattica da trovare, cioè che poi sarebbe tornare all'antica, tutto sommato. Sì, sarebbe tornare al 4-3-3, però per esempio, a proposito di valutazioni differenti, Fabrizio, sulla partita, io ho ieri messo in sufficienza i tre difensori che mi sono sembrati incerti su tutte le palle piazzate, questo è un problema che va risolto. Sono strutturalmente, direi, non è una sorpresa, in difficoltà quando ci sono spazi larghi e avversari veloci. Mentre tu invece sulla Gazzetta hai penalizzato un po' i voti dei centrocampisti, evidentemente leggendo in maniera diversa o comunque con sfumature diverse i problemi del Palermo, cioè la difesa era poco protetta sostanzialmente. Ma anche tu, questa mattina cosa mi hai detto? Hai visto una squadra più allungata del Sì. solito. E quindi se è allungata vuol dire che il centrocampo non sta a fare filtro alla difesa. Siccome questa difesa, e lo dicevamo quando le cose andavano male, non ha dei difensori velocissimi. Poi No, direi di no. sono magari bravi dal punto di vista individuale nel contrasto, ma non sono veloci. Come ha risolto il problema Corini? Mettendogli più filtro a centrocampo. Allora, dandogli un'organizzazione e filtro, la difesa ha iniziato a giocare in un certo modo. Segre era più impegnato ad attaccare, Bro non riusciva a dare la densità. Io ho visto soltanto Gomez che si sbatteva nelle due fasi. E quindi è normale con giocatori veloci come Falletti e Partipilo, se non dai filtro alla difesa che va in bambola con Palumbo messo là sulla tre quarti a fare un po' quello che voleva. Cioè, secondo me sono mancate le consegne o le marcature preventive a centrocampo. Poi lo sappiamo che Marconi nell'uno contro uno va in difficoltà, lo sappiamo che nel Cearu non è veloce, come non è velocissimo neanche Mateju, però in un contesto tattico organizzato possono dire la loro. Salvatore, scusami, se tu fossi Corini, cosa penseresti di tornare un po' all'antica, cioè tornare anche un po' più protetto, aspettare poi l'occasione giusta per fare il gol? O faresti con le forze che hai a disposizione un, chiamiamolo, salto di qualità, cioè un Palermo ancora più offensivo con due larghi esterni, come dicevi tu, che possono essere Tutino o Valente e Di Mariano, tre per due posti, con un Io ho detto centrocampista Di magari. Mariano, non ho detto, no, io ho detto Di Mariano, non ho detto Tutino. Tu hai detto Di Mariano? No, io stavo dicendo che ci sono tre persone, diciamo, Valente, Di Mariano e Tutino, che No, no, no. possono. E se non ti dico c'è pure Vido, no, c'è pure Sassoleri. Coleri. Il Sì, problema non è vabbè. quello, il problema è di una identità precisa. Adesso tu mi dici se tu fossi Corini. Se io fossi Corini farei come ha fatto Corini. Però i risultati sono questi e non è che sono disprezzabili nel senso che il Palermo rischia chissà che cosa. Il Palermo va lo stesso ai playoff, questo è sicuro. Però si vede che Corini ritiene che con l'innesto di Tutino e ovviamente di Verre questa squadra possa avere un rendimento maggiore e lui sta giocando su questo. Io ho detto però che nel frattempo si sono creati dualismi e si sono create situazioni che non sono proprio leggibili, perché ripeto, Tutino ha preso anche 6,5. Ma ragazzi, io non posso dare 6,5 a uno che gioca solo per sé e che non gioca invece in appoggio alla squadra e soprattutto a Brunori. Io A francamente proposito, su Tutino non sono
D'accordo, nel senso che per la prima volta l'ho visto più inserito negli schemi ieri, però questa probabilmente è stata una percezione. Ha servito una palla a Brunori che non è stata magari precisissima, l'ho visto molto lottare il rientro a centrocampo come gli viene chiesto dal tecnico. Secondo me ieri complessivamente è mancata la lucidità nell'ultima decisione, nell'ultimo passaggio. Ho visto un Addirittura Palermo direi che poco lucido. Tutino dovrebbe essere l'attore non protagonista e il protagonista dovrebbe essere Brunori. Se scambiamo i ruoli, probabilmente la resa non sarà quella che ci aspettiamo. No, ma su questo è chiaro il tuo No, infatti concetto. sono sfumature del problema. Io ho messo 6,5 a Tutino perché comunque due conclusioni in porta le ha fatte. Mi è sembrato più concentrato e più sul pezzo rispetto all'altra volta in cui ha forse cercato il numero visibile o l'estetica anziché la concretezza. Però poi, ne parliamo fra 5 minuti, ci sono anche dei numeri che vanno approfonditi, specialmente in uno staff tecnico come quello di Corini, che sta molto attento ai responsi degli strumenti che ormai supportano gli allenatori. Volevo fare una brevissima parentesi, intanto per fare gli auguri a proposito di Di Mariano, è di nuovo papà, è nata Isabel. E mi pare che ci dobbiamo sicuramente, sicuramente unire all'abbraccio popolare per questa bella notizia. Anche Bettella è diventato papà un Anche giorno prima. Bettella, stavo arrivando anche Bettella, quindi fanno figli tutti quanti. Il Palermo del futuro già sta nascendo. Auguri non soltanto a Checco Di Mariano, ma anche alla moglie Gioia e alla nuova entrata Isabel. E questa era una notizia che volevo dare. Poi stavo scorrendo un po' la home page di Stadio News. Ma intanto però vorrei che tu leggessi un po' di messaggi perché sennò io non mantengo la promessa con i miei ascoltatori, con i nostri ascoltatori. Roberto D'Aiello, questa squadra ha bisogno di un giocatore che dribbla e salti l'uomo in attacco, il solo Valente non basta. Messaggi corti, per favore, sennò non li possiamo leggere. Leonardo Federico Rosanero, non facciamo l'errore di criticare aspramente come a settembre, però è pur vero che adesso la rosa è importante, quindi i tifosi che si lamentano forse stavolta hanno un pizzico di ragione. Poi c'è un qualche Corini out. Sì, io ieri ne ho visti anche alcuni, Corini non capisce niente di calcio. È chiaro che questi non sono messaggi costruttivi, perché uno può avere un'idea ragionevolmente diversa rispetto a Corini, che però ha sicuramente più strumenti di noi per giudicare, ma dire che non capisce nulla di calcio. E infatti Claudio Baldi C'era dice. un'altra notizia, un'altra dedica, scusami se Fabrizio ti ridò la linea, che è quella per Morganella che ha smesso col calcio professionistico. Alcuni diranno che ce ne frega a noi, però Morganella è stato un bel personaggio per la tifoseria palermitana e quindi un abbraccio anche a Morganella. Per ritornare su Corini, Claudio Baldi dice che lo stesso gioco Corini ha vinto e ha conquistato la promozione in Serie A col Brescia. Poi c'è una domanda per Salvatore Geraci, Tommaso d'Ippolito vuole sapere se per te ci sono problemi di spogliatoio tra i giocatori, siamo sicuri che c'è un gruppo unito? No, assolutamente no. Intanto conosco Corini e Corini è una persona non solo eccezionale come allenatore, ma eccezionale proprio sul piano umano. Ed è uno che non si vede, ma sa dialogare con i giocatori, sa mettersi a disposizione, sa dare dei consigli, eccetera. No, assolutamente questo non lo vedo. Anzi, questa è una forza che il Palermo ha e che non è stato mai detto, ma probabilmente invece i grandi passi avanti che sono stati compiuti è grazie proprio alla disponibilità dei giocatori. Una domanda te la faccio io, Salvatore, ma questo Palermo ha la personalità necessaria secondo te? Perché io sono. Abbiamo dialogato per 40 anni di calcio assieme. A volte nelle squadre c'è bisogno dell'uomo con gli attributi in campo che capisca quanto un allenatore che c'è qualcosa da correggere e sappia, diciamo. Io invece ho l'impressione che questo Palermo a volte, quando comincia male, si perde e non c'è nessuno in campo che riesce a riprendere, diciamo, il filo del discorso. Beh, sai, l'unico giocatore che da questo punto di vista ha tutte le caratteristiche che tu cerchi è il portiere, perché Piacelli
noi lo vediamo non soltanto in porta, ma anche quando parla con i compagni, quando critica, quando alza la voce, quando lancia il pallone, eccetera. Poi la linea della squadra è composta in maniera particolare, perché non può essere un uomo guida, come tu dici, sotto il tuo punto di vista, Gomez, che è arrivato adesso ed è giovane. Può esserlo Verre? Verre sicuramente, e Brunori. Attenzione, noi abbiamo un giocatore che è la fortuna del Palermo. Se tu guardi a quanti punti ha fatto Brunori in questo Palermo, guarda che è una cosa che ti impressiona, perché quasi tutti i punti li ha fatti lui. Beh, ha segnato il 45% dei gol totali da solo, quindi insomma, questo è già una... Anche ma di ora, più, ora ne parliamo. Fabrizio. Allora, c'è chi comunque ovviamente se la prende con Corini, poi c'è chi sostiene Brunori sia ieri che a Bolzano, si defilava sulla destra o sulla sinistra come se volesse far segnare Tutino. Credo che l'assenza di reti sia dovuto a questa, che è un po' quello è che Salvatore, diciamo, che il stava sottolineando, che sottolineando. Esatto, Salvatore. Poco fa una parentesi, Fabrizio, Aurelio ha debuttato, Aurelio metà tempo, metà partita Masciangelo, metà partita Aurelio, adesso Sala non credo che rientrerà per Pisa, penso no. Che rientrerà semmai settimana prossima. Come li hai visti? Vedo due giocatori che si devono inserire con storie diverse, perché comunque ieri Aurelio ha fatto il suo esordio in Serie B, mentre invece Masciangelo la categoria la conosce. Se Corini ha tenuto un tempo uno, un tempo l'altro, evidentemente nessuno dei due, per magari motivi diversi, uno per ambientamento, l'altro per condizione, non sono ancora al top. Ecco, credo che il Palermo stia attraversando un momento di ridefinizione tattica, in cui sta mancando l'apporto di certi giocatori, che può essere Masciangelo come vice sala, che in questo momento non c'è, Verre come faro o comunque mina vagante del centrocampo, Tutino come valore aggiunto all'attacco. Quindi abbiamo un poco detto la stessa cosa tutti, c'è da rivedere qualcosa e Corini deve essere bravo e veloce a rivederla. Perché non parliamo anche di Vido, che ieri in pochi minuti ha avuto delle buone occasioni? Parliamone. No, ne parliamo. Salvatore, se tu vuoi fare la conduzione della trasmissione, te la cedo volentieri. Abbiamo otto minuti in cui parliamo di Brunori, Tutino, Soleri e Vido, perché poi anche lì abbiamo probabilmente delle sfumature diverse. Io capisco Corini che cerca di valorizzare Tutino, che è uno degli acquisti di gennaio. Secondo me Tutino dovrebbe giocare un po' più largo sull'esterno e non a fianco di Brunori, perché poi c'è il solito problema che tu vai a ridurre gli spazi e uno potrebbe ostacolare l'altro. Poi c'è il problema degli altri due attaccanti, che per un motivo o per l'altro non sono banali. Soleri ha segnato due gol nel 2023, e ha segnato più di tutti tra l'altro nel Palermo. Vido era uscito fuori dal radar e ieri ha sicuramente utilizzato bene i suoi 12-13 minuti a disposizione, con due conclusioni. Poi si può discutere che un tiro poteva essere sfruttato meglio perché era da posizione centrale, però insomma si è fatto vedere e credo che sia anche lui candidato a una possibile maglia da titolare. L'abbondanza certamente non sarà un problema. E per chiudere la presentazione statistica del problema, diciamo che con Tutino e Brunori titolari dall'inizio, Fabrizio, correggimi se sbaglio, tu che sei uno attento, 0 gol Tutino, 0 gol Brunori. È proprio così. Ha segnato soltanto una volta Brunori con Tutino in campo, è entrato nel secondo tempo ad Ascoli e per limitarci all'ultimo periodo con la regina Brunori ha segnato ma su rigore, perché poi aveva segnato Soleri. Ma Tutino non era in campo dall'inizio. Quindi insomma anche là sull'attacco, Salvatore, ti ho servito l'anticipazione statistica per fare anche le riflessioni. Tu hai sollevato il problema di Vido. In che senso Vido? Lo vorresti in campo dall'inizio o lo ritieni un attaccante di scorta, per usare una parola che a me non piace moltissimo? No,
Io intanto ho detto quali sono i problemi. Quando tu mi hai chiesto se tu fossi Corini, io ti ho detto che la vedrei E sei come stato Corini. chiarissimo e netto, chiaramente. Perfetto. Però vederla come Corini significa in questo momento cercare una soluzione. Soluzione che ancora non si è trovata. È chiaro che noi, non lo so se il Palermo voleva dare Vido e prendere Tutino ed è stato costretto a tenersi, questo non l'ho mai chiesto e non è questo il punto della situazione, ma sicuramente bisogna vedere qual è l'elemento che stia più, che stia meglio accanto a Brunori. Su questo proprio non ho assolutamente dubbi. È Brunori, il nostro gioco, il nostro attaccante è Brunori. Chiunque lo faccia segnare, chiunque gli dia la possibilità di aumentare i suoi gol è benvenuto. Poi tocca all'allenatore vedere se lo deve fare con Di Mariano, se lo deve fare con Tutino, se lo deve fare con Vido o se lo deve fare con Soleri. Tu non ipotizzi neanche la possibilità che ci possa essere, che so, bisogno di un riposo di una settimana, perché Brunori onestamente l'abbiamo spremuto, poi possiamo mettere 5,5 o 6 e mezzo a seconda le valutazioni che ognuno può dare al suo lavoro anche fuori, lontano dalla porta, però è uno che ha tirato la carretta come nessun altro credo nel Palermo, forse solo Nedelciaru può vantare il suo minutaggio. Ma forse, ma no, neppure, perché ha preso la squalifica, quindi Brunori è sicuramente quello che ha giocato di più. Ma sai, io su questo un po' sarei tentato di dirti sì, è possibile, però da un altro lato ho visto che nel calcio, quando le cose vanno bene, uno gioca 50 partite, non succede niente, guarda. Tra l'altro Brunori mi sembra estremamente integro sotto il profilo fisico. Fabrizio, vecchia storia del calcio, non è che tu metti 10 attaccanti e segni 10 volte di più, quindi a volte ci sono gli equilibri complicati. Dove ti poni in questa discussione sul potenziale offensivo? Tutino sì o no? Salvatore ha bacchettato Tutino chiaramente, ma possiamo discutere anche della sua posizione. Deve stare largo, come faceva Di Mariano all'inizio della stagione, e lavorare. Ma lui è andato, mi pare, via dal Parma. Mi pare che sia andato via dal Parma perché non gli piaceva stare sugli esterni. Esatto, e quindi... Ma era, però giocava più indietro, Salvatore, perché giocava 4-2-3-1 il Parma e lui faceva uno dei tre o a destra o a sinistra. Non è la stessa cosa, secondo me, che fare il terzo di attacco in un tridente. Però io l'ho già detto, secondo me c'è un piccolo momento di schiarita su che tipo di tattica utilizzare. Secondo me Corini ci sta lavorando, ci sta pensando, perché noi ora qua stiamo a fare le pulce a Tutino, però mi pare che abbiamo evidenziato che Di Mariano fosse in calo, abbiamo evidenziato che Vido ha chiuso il girone d'andata quando entrava, che sembrava, diciamo, il clone di se stesso. Secondo me il mercato ha alzato il livello della concorrenza e adesso Vido, quando entra, sa che deve fare i numeri, perché se no non vede il campo. Stessa cosa ha fatto Soleri e l'ha scavalcato nelle però gerarchie. È vero come dice Geraci, che si creano anche i dualismi, ma i dualismi ci devono essere in una squadra, ragazzi. Non ci può essere un 11 conclamato, no, titolare, dualismo, anche sì, perché se no il livello rimane quello, e quella squadra prima del mercato di gennaio più di un tot ha dimostrato che non poteva no, fare. No, però devo dirti che io valuterei, Corini c'ha anche gli strumenti tecnici a disposizione, perché se tu devi mettere una seconda punta vicino a Brunori che occupa spazio, secondo me potrebbe essere anche Soleri il giocatore da affiancare a Corini. Se tu devi tenerne uno largo, forse Soleri si perde un po' e Tutino ha più senso, o Di Mariano. Ma dipende da come dipende vuoi anche giocare, da come sta. Vuoi certo, giocare 3-5-2, devi pensare a una seconda punta. O può fare un 4-3-3. Se vuoi giocare 4-3-3, io Soleri non lo vedo tanto esterno, esatto. Per quanto lui si adatti, perché è di una generosità impressionante. Io immagino che Corini ci starà riflettendo. Tutino e Brunori, i numeri, che possono essere parzialissimi, relativi a tre partite, ti dicono che con loro due titolari non è che siano arrivati questi tanti gol. Abbiamo pochissimo tempo, vorrei una raffica di messaggi, Fabrizio, per non... Allora, c'è chi chiaramente critica Corini, dice che è un difensivista, dice che è Mister X perché gli piace pareggiare, dice che se c'è anche chi dice, chi sostiene che se gli avessero preso Messi e Mbappé giocherebbe sempre per lo 0-0. Ricordiamo che Corini, quando ha giocato per le posizioni di vertice, ha avuto sempre i capocannonieri
del torneo, quindi questo è un dato che stride con questo sentire comune. Uno è stato Donnarumma, l'altro è stato Coda. C'è chi dice che il risultato giusto di ieri come Saro Galatioto sarebbe stato il 3-1 per la Ternana. Poi sempre Saro, cerco di riassumere perché è troppo lungo, si chiede come mai in due mercati, quello estivo e quello invernale, sono stati presi giocatori che non hanno alle spalle un grosso numero di gol nelle proprie carriere. Non so se l'hanno cercato oppure no. È chiaro che questo però rientra nel discorso, cioè se tu cerchi un giocatore che faccia 30 gol a stagione o un giocatore che supporta Brunori, che è la tua punta d'élite. Ancora due messaggi prima di chiudere. Vincenzo Viola, abbiamo fatto 25 partite tutte uguali, su questo abbiamo già risposto che non siamo d'accordo. Poi Walter Guccione, Tutino è forte, purtroppo Di Mariano è solo corsa frenetica. Beh, non sono d'accordo. Di Mariano ha dato un grande supporto, soprattutto in fase di pressing e in fase anche di copertura difensiva. Quindi non sottovalutiamo Di Mariano, non guardiamo soltanto l'aspetto dei gol, ma anche la resa in campo. Angelo Russo, il problema non è Tutino, c'è Brunori che è molto stanco, sbaglia anche le cose più banali, punterei più su Soleri e farlo riposare, non abbiamo esterni, solo Valente salta e dribbla, Di Mariano troppo fumoso. E con questo commento ci fermiamo. Abbiamo, credo, dato una panoramica di idee, un contributo di idee, di possibilità, di problemi e soluzioni. Chissà se Corini ci ha ascoltato, mi auguro per lui di no. Salvatore, che voto dai a Vitale invece? 10. 10 e lode o senza Addirittura. lode? No, 10, 10, ancora la lode no, però Io è sulla strada. do 10 a te, do 10 anche a tutti quelli che ci hanno seguito, che sono sempre tanti e rappresentano la nostra community. Ringrazio Blog Sicilia e Stadio News che insieme a Video Regione, canale 14 del Digitale, producono questa trasmissione. Noi ci rivediamo lunedì prossimo dopo Pisa Palermo e speriamo di fare altri discorsi. Ciao.